Ross, quando vuoi, noi cominceremo. Sì, ma io non Cosa sono dici? pronta, mi devi dare solamente un attimo. Ah, mi sembra che sei prontissimo, Ma no, no, invece. no, perché questa roba qua devo sistemarla un attimo. Allora sono sponsor. Su. Io mi tengo il computer Sto lì. registrando, Ross, Non intanto. c'è problema. Sì, ma lo pubblico anche, quindi. dipende se vuoi fare un bel prodotto o no. Ma il prodotto è fantastico, eh? Vedi, poi è Senti, spontaneo, oppure prima naturale di così. cacciare che sponsor ufficiale, dammi Sì, solo ti un attimo va. di Antonio, vieni, No, siediti, Antonio, ma Antonio. comincia a Ma sederti vai. perché mi sa che qua la cosa si fa lunga. Li abbiamo per la lunga. Ho finito. Vai. Allora, Allora, aspetta che facciamo metti così. giù Intanto anche riscambiamoci quello. i posti che avevamo Circa. stabilito Ah, tutta una ma scaletta vengo di là. e tu stai stravolgendo tutto. No, io Ross, dovevo. Sì. siediti là. Metto qualcosa. Vicino Vuoi alla venire nostra di qua? Macu. Portati il computer, portati appunto. Ma il No. computer lo devo tenere, non lo devo No, mangiare. sì, Siamo di là. per te è comodo tenertelo. Se ti serve il Tienilo. computer, fai come se fosse casa tua. Come se fosse a casa mia. Allora vai, tengo anche il Poggio telefono. fuori il Tienilo. telefono. Ok, ci siamo. Ci siamo. Sistema bene la gonnellina. Sì. Siamo a posto. Ok, siamo pronti. Marco, tu sai come funziona, quindi ci bisogna fare un bel ciak buono alla prima di iniziare. Quindi lo mettete in mezzo tra te e Ross, montate in camera, ciak, e buona la prima. Ciao, buona la prima. Perfetto, così possiamo iniziare la nostra puntata di oggi. Allora, ospiti di oggi sono la nostra Ross, la nostra Macu e il caro Antonio. Allora, questa sera siete qua per presentare un evento particolare che si terrà presso La BPL la di Lodi. BPL, lo spazio Tiziano Zalli della BPL di Lodi, e quindi parlateci un po' di cosa andrete a proporre con questo evento. Ma allora, con TVQA e Integer, che è l'azienda in cui ha lavorato Giuseppe ha lavorato con noi per 4 anni, e è iniziato anche ben prima della pandemia, e abbiamo pensato di organizzare noi insieme a tutti i colleghi, insieme a tutti diciamo gli amici di lavoro di Giuse, questo evento, Sounds for Good, dove un po' il cuore dell'evento sarà la musica, perché lui è sempre stato un amante della musica, infatti poi dopo avremo anche altri racconti. Ci sarà questa banda, Banda questa dove banda che sarà risuonava dove lui Corpo Bandistico suonava. Santa Cecilia, ci suonavo anch'io, Esatto. tu quanti anni hai? Sì, giovane. 35. 35, mi sa che non ci siamo visti. Sono dal 2001 Io suono ci in banda suonavo io. 32-33 anni fa, quindi. Ok. E quindi abbiamo pensato di ricordarlo in una data vicina a quella del suo compleanno. Ieri Giuseppe ha fatto 30 anni, avrebbe fatto 30 anni. Quindi la data è Quindi la sabato. data è sabato 12 ottobre alle ore Perfetto. 21 all'auditorium Tiziano Tiziano Zalli Zalli, di Lodi. che Ok. ringraziamo perché è comunque lo sponsor ufficiale che ci ha donato Ok, quindi la tutto banca BPL. Per l'auditorium per insomma, fare questa organizzare serata. l'evento. L'evento si chiama Sounds for Good, quindi diciamo proprio abbiamo voluto inserire proprio il contesto musicale all'interno di questo nome. Quindi ci sarà il Corpo Comandistico Santa Cecilia, di cui tu sei rappresentante, e vedo anche Contrarco. Contrarco è? Contrarco è un'orchestra amatoriale molto bella di Milano che ci ha aiutato con due di loro che vendranno a suonare come un dono a Giuseppe quella serata che si uniranno alla banda. Ok, Ok? perfetto. Quindi ci sarà il Corpo Comandistico e Contrarco. Questa serata comunque avrà una finalità di beneficenza. Io vedo Ross che ha il microfono tutto storto. Ah, Sporca scusami. miseria, se n'è andato. Posso? Oh, riproviamo. No, stai. Ok. Un pochino vorrei raccontare la malattia con la che è nata Giuseppe, perché così la gente può capire lo scopo di questa raccolta fondi. Giuseppe è nato con una malattia molto rara, una malattia genetica molto complessa, che si chiama anemia di Fanconi. Se nasce con questa malattia, però viene diagnosticata in età scolare e raramente in età adulta.
la gran parte dei pazienti ha grandi problemi ematologici accompagnati da tante altre problematiche a livello renale, gastrointestinale, endocrinologico e tante altre cose in più. E i ragazzi hanno una alta possibilità di sviluppare la leucemia mieloide acuta e anche i tumori maligni della testa e del collo. E loro hanno una vita abbastanza difficile perché fino adesso non hanno riuscito a capire il perché di questa malattia, essendo molto complessa. E l'80% di loro supera i 18 anni, e la maggioranza i 30. E perché loro, la prima cosa che succede nella maggior parte dei casi è che il midollo lascia di funzionare tra 8 e 12 anni e devono fare un trapianto di midollo con dei grandi rischi. Questo soluziona la parte ematologica, però tutti gli altri problemi sono problemi che con gli anni diventano più grandi. Devono essere sottoposti costantemente alle biopsie e avere un follow-up in ospedale molto rigido perché devono passare per tutte le visite delle specialisti, di diversi specialisti. Mm-hmm. Licenziati hanno detto che quando si troverà la cura della Fanconi sarà una cosa che va legata a trovare la cura del cancro, perché loro sviluppano 700 volte in più il cancro che qualsiasi altra persona. E come mamma di un ragazzo Fanconi posso dire che vivere in questa incertezza è una cosa molto difficile. E in Italia abbiamo l'AIRFA, che è l'Associazione Italiana della Ricerca sull'Anemia dei Fanconi, che organizza tutti questi eventi per i genitori, tutta questa ricerca, e è in continuo aggiornamento con tutte le altre associazioni a livello mondiale. E abbiamo pensato di raccogliere fondi per questa malattia perché la ricerca è sinonimo di speranza, certo. È sinonimo di vita. I suoi compagni di lavoro mi hanno domandato dall'inizio che cosa era quello che amava più Giuseppe. Posso dire la musica. Il suo flauto traverso è stato la sua amica dell'anima e, come diceva lui, lo trasportava nei momenti bui a un mondo fantastico. E cosa che ringrazio alla banda, perché è stata la prima cosa che lui ha fatto dopo un post trapianto molto difficile, che il medico le ha dato il permesso, prima anche di ritornare a scuola, di andare a suonare con loro. Per quello la banda si è preoccupato un luogo molto molto speciale nel cuore di mio figlio e siamo diventati come una famiglia. Abbiamo condiviso non solamente i concerti, abbiamo condiviso tantissimi momenti personali, compleanni, Natali, insieme a tutti i ragazzi a casa, e questo rimanerà sempre nel mio cuore. Certo. E ringrazio, approfitto di ringraziare i suoi compagni di lavoro perché sono stati fantastici, ci hanno sostenuto in tutti i momenti della ultima parte della vita di Giuse. Giuse era un ragazzo che faceva tutto con tanta passione, tutto quello che lui faceva, che faceva mille cose, perché lui era dentro anche negli oratori, nel gruppo musical. Giuse ha fatto l'animatore, ha fatto il catechista, ha fatto il musical. Io mi sa che ho diversi video con tuo figlio. Sì, all'interno. Cantava e suonava nel coro della Missa delle 10, dopo ha partecipato anche nell'oratorio San Rocco con il musical sì. E anche con Nuovo Orizzonte. C'era un momento che tu dovevi dirle, Giuseppe, calmati un po', giustamente. E questa era una caratteristica di lui, tutto quello che faceva, lo faceva con immensa passione, con immenso amore, con un'entrega incondizionale, penso che anche nel lavoro, non perché sia mio figlio, però sì. Lui ha
voluto godersi questi bei momenti della vita al massimo, e posso dire che il suo amore, il suo profondo amore e il sostegno che mi aiuta ogni giorno, ogni giorno. Lui aveva una forza e un coraggio di affrontare la difficoltà con una calma che veramente non sono riuscita a averla io, ok? Lui non si è reso mai per vinto, sempre ha lottato per arrivare a quello che lui voleva, e penso che una cosa che l'ho caratterizzato è soprattutto la sua umiltà, perché era una persona molto umile, una persona che faceva sempre le cose dietro il palco, faceva tante cose però con questo tipo di atteggiamento, cosa che mi hanno riferito tantissime persone quando dicono la cosa che ammiriamo di Giuse è questa cosa, e tante coincidono in dire che aveva un sorriso veramente che ti arrivava al cuore. Un sorriso contagioso. Sì. Perfetto, quindi questa serata che vedrà protagonista il corpo bandistico Santa Cecilia, cosa andremo ad ascoltare in questa serata? Allora, noi intanto voglio dire che siamo sempre onorati di poter suonare in un posto così prestigioso come l'Auditorium Zalli, dove abbiamo suonato diverse volte, sì, anche per diverse cause benefiche, per raccogliere fondi per beneficenza, e questa volta proporremo un programma diciamo che è in linea con musica rock, quindi è un po' un percorso all'interno della musica rock nel tempo, quindi a partire dagli anni 60 fino ad arrivare ai giorni nostri, quindi possiamo citare, non so, esempi del tipo Santana oppure gli Abba sicuramente, i Queen, fino ad arrivare a esempi più moderni come Vasco oppure i Coldplay. Ci sarà qualcuno che canta? No, sarà no, solo... Abbiamo una sorpresa, però rimane la sorpresa. Però c'è una sorpresa. Ci saranno due ragazzi, due bravissimi ragazzi, che daranno un brio particolare alla serata. Ok. Ma due musicisti? Vengono, sì, sono musicisti giovani, molto giovani, molto bravi in quello che suonano, che doneranno, diciamo, a Giuseppe questa partecipazione insieme alla banda. Perfetto, perfetto, perfetto. Ok, dobbiamo aggiungere ancora qualcosa. Ma allora, io quello che voglio dire è che veramente vorrei che questa serata, insieme ovviamente a tutti gli amici del lavoro, fossero un elogio alla vita, perché Giuseppe era così, e quindi noi dobbiamo ricordarlo assolutamente in questo modo, che è il modo in cui si merita. E assolutamente bisogna venire, perché è importante, appunto. Ecco, per venire e partecipare a questa serata si possono prenotare per i posti. Assolutamente, per venire è importante, questo lo dobbiamo dire. I biglietti si possono prenotare, diciamo, sono fruibili su un sito che si chiama soundsforgood.it. Quindi sound4good.it, esatto. E invece sempre da sabato 5 saranno fruibili anche in un negozio che si chiama 4.0 Urban Store in via Mazzini numero Sant'Angelo. 40 Sant'Angelo dalla Luisa. Ok, oppure presso anche lo spazio BPL. Penso. Esatto, la serata del concerto, per quelli che non hanno arrivare avuto... all'ultimo secondo, sì, e possono venire. Ovviamente i posti sono limitati, però, esatto, però mi sembra che sia una bella sala. Esatto, anzi, a volte abbiamo avuto anche timore di non riuscire a riempirla tutta, perché poi vederla vuota. No, però questo non è successo mai. Lo spazio Tiziano Zalli ha un'acustica incredibile, vero? Sono 800 posti. Sono circa 800 posti. Sono forse arrivato Fonzi, ho visto un era il tuo piede invece. Sarebbe stato bello. No, di solito non partecipa, arriva, annusa, curiosa, un po'. Quindi, allora, ricapitoliamo. Sabato 12 ottobre, presso lo spazio Tiziano Zalli a Lodi,
che è praticamente vicino alla stazione. Sì, esatto. Dove sì, c'è sì. La, stagione, sì. La sede della BPL, ci sarà questo concerto che inizierà alle ore 21. 21. Alle ore 21 e verrà protagonista la banda di Sant'Angelo, quindi il corpo bandistico Santa Cecilia e l'altra e il contrarco, sì. Giusto? Che faranno una piccola partecipazione con voi. O faranno sì, proprio? Sì. No, faranno... sì, no, diciamo, sono parte degli aggiunti che ah, ci daranno faranno una proprio mano. Parte sì, del, sì, di sì, tutto esatto, il concerto. Sì, sì, sì. Perfetto, perfetto. Quindi, dirige sempre Alessandro Grioni. Sì. Direttore della serata sarà il maestro Alessandro Grioni e la serata sarà presentata dalla nostra Antonella Dalu, che esatto. Conosciamo tutti benissimo sì. E ha presentato praticamente tutti. Sì, ormai non c'è bisogno neanche di presentare lei, nel senso che... È parte del... è il presidente forse. No. Sì, è stata presidente Letizia, sì. Adesso che è presidente? È Giuseppe Sommarino. Ah, è sempre Giuseppe. Sì, sì, è tornato Giuseppe Sommarino. Eravamo in classe insieme io e Giuseppe Sommarino. Sì, sì, sì. Perfetto, quindi grazie di essere stati qua, ragazzi. Grazie a te. Grazie, grazie, grazie a te per questa opportunità. Per il bellissimo messaggio che hai lanciato, Marco. Mi hai fatto venire la pelle d'oca, mi ha fatto veramente piacere. Spero che arrivi. Posso dire una cosina in più? Tutto quello che vuoi, siamo qua. Ok, c'è una cosa... che trascuriamo tanto, che solamente ci rendiamo conto della sua importanza quando saporiamo il gusto amaro della malattia, certo. Che sarebbe la salute, che è il dono più prezioso che abbiamo, no? Solo ci rendiamo conto di questa importanza quando noi o qualcuno caro a noi si ammala, no? Per quello l'importanza della ricerca è fondamentale, soprattutto in queste malattie rarissime che purtroppo fino adesso non si possono sconfiggere. E, come ripeto, io l'ho detto, la speranza di una vita migliore per tutti questi ragazzi e tutte le famiglie di queste ragazze. Questi ragazzi. Ma hai fatto tornare la pelle d'oca, Marco. Cavolo. Nei tuoi occhi veramente traspare tanto, tanto amore, se posso permettermi. E guarda. Devo dire che l'amore di mio figlio è stato un amore immenso, cavolo, è il mio italiano! È il mio l'italiano, vabbè, fa niente, si è capito il concetto. Non so, non è il mio italiano! È un amore immenso, Dio attraverso mio figlio mi ha insegnato il vero, vero senso di amare, ok? Perché Giuseppe veramente... mi ha insegnato tantissimo con il suo amore e fino a oggi è la forza di tutti i giorni. Okay, abbiamo vissuto 28 anni tra alti e bassi, tra dolori e gioie, però queste gioie e queste grandi soddisfazioni che lui mi ha dato sono state immense e ringrazio Dio per quello. Per avermi benedetta con un figlio come Giuseppe. Signori, io non so più cosa dire a questo punto, veramente mi sta per scappare la lacrimuccia, no, quindi direi l'intenzione. Chiudiamo la nostra trasmissione con l'invito, quindi per sabato 12 ottobre a Lodi, allo spazio Tiziano Zani. Sì. Grazie di essere stati qua. Grazie a te. Grazie, alla grazie prossima. Mille. Grazie. Grazie. Ciao. We'll be right back.